turistico è praticamente il primo ad aver chiuso e di fatto non ha mai riaperto. Oggi non è specificamente previsto all'interno dei DPCM, ma di fatto quando non ci sono più turisti, quando la gente non gira, quando non ha bisogno di muoversi da una città all'altra, chiaramente si mette ugualmente in estrema difficoltà il settore. Noi avevamo già chiesto da marzo in poi tantissime cose, la prima delle quali è l'attivazione dello stato d'emergenza per il settore, che è previsto anche nei trattati europei per gli aiuti di Stato da parte dello Stato nei confronti di settori colpiti da emergenze particolari, e che avrebbe aiutato a dare delle risposte. Si possono anche utilizzare i fondi non utilizzati dell'inutile bonus turistico, poi abbiamo visto come è andata a finire, per dare contributi diretti a fondo perduto a queste aziende, poi proposte sugli sgravi fiscali, sull'esenzione dell'IMU, sul blocco delle cartelle esattoriali. Abbiamo tentato di dare una mano a questa filiera che è una delle più importanti del nostro settore. A Franceschini non è fregato niente, l'unica cosa che gli interessava era mettere le mani sul consiglio di amministrazione dell'ente nazionale del turismo, ma noi continuiamo a fare quelle proposte anche per dimostrare che quando poi ci fanno gli appelli al dialogo e alla collaborazione, queste cose, voglio dire, si vedono nei fatti. Noi abbiamo fatto più di 2000 proposte da marzo a oggi, ne fosse stata accolta una, non le hanno neanche lette, per cui a noi non è che serve andare a fare il governo delle larghe intese, a fare i ministri, noi diamo volentieri una mano anche dall'opposizione per chi sta ascoltando. Abbiamo bisogno di sicurezze per il prossimo anno, per gli anni a venire, le nostre aziende sono in difficoltà, stanno per chiudere, non bastano poche migliaia di euro che ci verranno date col DL Ristoro, noi abbiamo bisogno di programmazione, le nostre aziende non si tirano avanti lasciando una serranda aperta o tirando una serranda, noi abbiamo bisogno di programmare il nostro lavoro, normalmente gli alberghi, le aziende, le agenzie di viaggio in questo momento già fanno i contratti per il 2022, in questo momento noi siamo fermi, non sappiamo quando ripartiremo e non sappiamo quello che sarà il nostro futuro, quindi abbiamo bisogno di certezze e soprattutto abbiamo bisogno di un fondo perduto che almeno ci garantisca fino alla fine dell'emergenza di poter sopravvivere, abbiamo bisogno di un anno fiscale, sicuramente bianco per l'anno in corso, e tutta una serie di proposte che abbiamo presentato e che oggi il nostro presidente darà alla stampa. Noi abbiamo bisogno di certezze, il turismo in Italia non vale solo il 13%, vale molto di più con l'indotto. Noi non riteniamo che le proposte, anzi le decisioni messe in campo da Conte e da questo governo siano assennate, non riteniamo che il governo abbia il compito di intervenire a gamba tesa sulle attività produttive stabilendo chi può lavorare e chi non può lavorare. Riteniamo che la competenza del governo sia quella, da un lato, di intervenire solo sui grandi assembramenti, perché evidentemente possono essere artefici di nuovi contagi, ma non lo sta facendo, come sapete, perché tra i grandi assembramenti ci sono sicuramente le criticità dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.